Bonjour tout le monde! Buongiorno a tutte. Sto uscendo dal parcheggio dell'Esselunga. Ho fatto un pochino di spesa, poca roba, una borsa 25 euro, mamma mia. Qui par d'essere in gioielleria. Aspettate che devo fare manovra. Ecco qua. C'era la musica carina, ma cos'è già accaduto, Marina? C'era la musica carina, bisogna che trovi un aggeggio da poter tenere qui col telefono. Era la musica carina, ma l'ho levata perché c'era la radio con la musica, ma l'ho levata. Ci passa. Praticamente c'era la musica alla radio carina, ma l'ho levata perché sennò poi dopo YouTube mi toglie il video, cioè non mi monetizza il video, già non mi monetizza un cacchio, già piena miseria. L'altro giorno mi è arrivato 3 euro, saranno troppe. Come mai c'è il casino così stamani? Mi è arrivato 3 euro di monetizzazione del mese, di un mese, eh? Cioè, vabbè, si lamentano quelle che hanno un sacco di visualizzazioni. Io che devo fare? Mi devo sparare. Forza, guardate il mio video! Visualizzazioni a tutto spiano! Che è questo lavoro? Oh, mi fate fare la fame, eh! Non ho capito io. Beh, va. Piccola parentesi. E che sto a dì? Che stavo a dì? Che sto andando a casa e c'ho da rifare tutti i letti ancora. E chi mi vede dice, ma quella con chi ragiona? Oh, sto parlando al telefono, si può? Ah. E ce l'ha fatto tutti i letti, ho lasciato tutto da fa. Ho portato il mio marito lassù a fare la fisioterapia, la riabilitazione più che altro. Stamani ce l'ha da fare anche il coso a sforzo. E nulla, io ora vado a casa perché ho lasciato tutto da fa. Ci si è allevati sul tardino perché poi mi ero fermata all'Esselunga. Prende qualcosa che mi mancava, ma che cazzo, tutte le volte 25 ore quando arrivo a casa e faccio vedere quel che ho preso. No, mia, per nulla, per curiosità. A me non mi sembra, non ho fatto neanche tanto piena la borsa, 25,30 euro e 29, sì, e 30. Ma cazzo, qui andare all'Esselunga ci vuole il coso, ci vuole il blocchetto dell'assegno. Questi soldi, ragazze, questi soldi, come si fa? Ci fate caso, stamani io quando viene bel tempo rifiorisco, sono allegra, stai lì, eh? Comunque, tanto no, qui bisogna stare zitta che c'è troppa gente che conosco, madonna. Ci siedo. Ora sono arrivata a casa, vi volevo far vedere quello che ho preso con 25 euro. No, perché questa borsa qui, guardate, non è neanche piena. Allora, fate conto che 25 euro sono le 50 euro di una volta. Ma che euro? Sono le 50.000 lire di prima. Cioè, sono tanta roba. Boh. Vabbè, ho preso questi, che erano fra l'altro scontrati. Che la mattina ora vado con questi. Poi ho preso la lacca, questa qui, che è una di quelle che costa meno. Ho preso due di questi per averli in casa, perché io questi qui, vedete, si aprono e si richiudono, ogni tanto li do un pochino nella scatolina. Poi ho preso questo, sono tre cioccolate che mi sembra della Novi, però costano 1,10 euro l'una, insomma non è che costino. Poi ho preso questo qui, i croccantini, quelli li prendo sempre al mio gatto, scusate il dito, questi al pollo è dell'ultima, l'ultimo pollo. Poi ho preso il latte d'avena per mangiarlo la mattina con i cereali. Poi ho preso due confezioni di questo qui, che fra l'altro era sconto. Ho preso questa, la cioccolata Valzoia, cioccolata e panna, e poi l'ho preso anche all'amarena, però era sconto anche questo. Vabbè, se dici sì, quello lì costa caro, però è scontato. Vabbè. Poi ho preso una confezione di tè, questo qui verde, aromatizzata dal bergamotto. Ho preso il TV Sorrisi Cansons,
Ecco qua un altro di questi qui. E poi nulla, ho preso questo che l'avevo finiti. Basta, stop. 25 euro e 25 centesimi, 29 centesimi. Comunque la cosa buona è che ci dirò già 721 punti. E nulla ragazze, io bisogna mi muova perché c'ho da andare. Tanto mettiamo questo gelato dentro perché se no ci si fa cosa tutto. C'ho da andare a rifare i letti, come vi ho detto prima. E quindi se sto qui a gingillare i letti da sé non si rifanno, c'ho anche da andare a stendere una lavatrice. Capito? Tutte cose che fanno le casalinghe disperate come me. Tamà il mio outfit. Come fa, fammelo vedere, riesco. Il mio outfit è questo. C'ho questa maglia qui, dietro praticamente c'ha fiocchetti, insomma. C'ha fiocchetti ben aperte, c'ha questo coso sotto che spunta. Che questa maglia qui non ci credete mai, ma io questa maglia qui l'ho presa su Wish. Che doveva essere un vestitino lungo, la pagai una cazzata, 6 o 7 euro, qualcosa del genere. Vabbè, via. E poi ho questi calzoni qui che sono dell'anno scorso e le scarpe quelle che compro l'altro giorno, queste qui. Vabbè, dai, ci si vede dopo. L'ho fatto, sentite quante cose vi ho fatto in un video solo. Vi ho fatto il video spesso, vi ho fatto anche l'outfit. Ma che volete di più? E questo è il casinista della Madonna. Bisogna che mi stacchi un attimo. Buongiorno, noi per festeggiare il nostro anniversario siamo venuti a mangiare fuori. Sì. Salve, oggi è 10 maggio, non so se mi sentirete perché c'è un vento della Madonna. Sono al mare, siamo al mare perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 31 anni. Io sopravvissuta, ha detto qualcuno su Instagram. Sì, sono sopravvissuta. E niente, siamo venuti qui, ma una toccata e fuga perché siamo venuti praticamente a pranzo e io non vedo niente di quello che sto facendo. Magari mi sto facendo ancora vicino. E praticamente siamo venuti a pranzo, siamo a fare una passeggiata da qui proprio sull'acqua, sul mare. Io mi sarei messa anche il costume a prendere il sole, ma lui non può prendere il sole per causa delle medicine che prende. Quindi ora gli ho dato la protezione 50 sul viso, ma non ci potrebbe stare lì a prendere il sole così, perché gli viene tutte le chiazze, capito? Quindi bisogna starci poco al sole. E nulla, no! E nulla, siamo venuti qui e ora poi penso le 5, prima delle 5 bisogna essere a casa perché c'è la fascia oraria. E dai! Perché ancora è convalescente lui, quindi ancora non lavora. Dai! E nulla, volevo farvi vedere questo scenario. Guardate che acqua bella pulita. Si vede. Che bello, si è mangiato bene, si è bevuto il vino bianco. Siamo stati proprio tranquilli. Poi fra settimana così non c'è nessuno. C'è tutto il litorale libero, guardate dietro di me i bagni, tutti liberi. Cioè, uno spettacolo davvero. Tra settimana secondo me è l'ideale venire al mare, poi specialmente di questi periodi. E nulla, ho voluto fare questo pezzetto di vlog per attaccarlo a quello di ieri e penso che vi saluto qui, non so quanto ho girato, però non lo so, magari faccio l'altro pezzo a dopo semmai. Meraviglia delle meraviglie.
sei anche te, eh? Ci sei anche te. Va bene? Ha detto che va bene. Io non vedo tu, non vedo niente di quello.